cibi di tutti i giorni nascondono segreti che difficilmente vi diranno i produttori ufficiali, quindi ve li mostriamo noi oggi. Mettete come sempre mi piace alla nostra pagina Facebook e seguite Infinito Now su Instagram per nuove curiosità ogni giorno e cominciamo. Numero 1. Partiamo dagli yogurt alla frutta. Ci sono cose che sicuramente non sapete, come per esempio che gli yogurt alla frutta non hanno praticamente nemmeno un po' di frutta al loro interno. Sorpresi? Beh, sappiate che è normale ormai, mai giudicare un libro dalla copertina o dal nome. Gli ingredienti che la compongono e che mangiamo ogni giorno sono 65% di latte completamente lavorato e non tanto naturale, 15% di zucchero, solo il 10% di frutta, capite? Solo il 10%, 5% di lievito e 5% di stabilizzanti. Gli stabilizzanti sono additivi di origine vegetale che mantengono il colore dello yogurt in base al tipo di frutto e ne aumentano la zona di espansione, così sembrerà che ci sia davvero tanta frutta, ma non è così. Si utilizzano anche molti coloranti e sostanze chimiche. Attenti a quando comprate yogurt alla frutta a basso costo, alcuni utilizzano anche amido di mais che può farvi male se assunto per un tempo prolungato. Cercate di non essere troppo tirchi con lo yogurt. Quelli giusti aumentano le vostre difese immunitarie, rendendovi invincibili contro le allergie estive, per esempio. Numero 2. Di recente è stata emanata una legge sull'olio di palma vietato dappertutto, visto che poteva procurare l'obesità e tante altre malattie. L'aumento del colesterolo, per esempio, era uno dei tanti effetti collaterali se si assume troppo olio di palma. La Nutella conteneva proprio questo ingrediente. Immaginate quando è stato vietato l'olio di palma, quanti barattoli sono stati ritirati. Ovviamente non è successo in tutta Italia ancora, ma manca poco, secondo me. Comunque sia, la Nutella ha veramente poca cioccolata al suo interno. La sua composizione comprendeva olio di palma, latte in polvere, una piccolissima percentuale di cacao, forse 10%, poche nocciole e tantissimo, ma tantissimo zucchero. Quindi la Nutella fa davvero ingrassare. Magari da giovani non si sentono tantissimo gli effetti, ma aspettate di superare i 30 e vediamo in quanti vorranno finirsi un barattolo di Nutella in due giorni. Numero 3. Andiamo un attimo a parlare di pizza, visto che io mangio tanto e mi piacciono le pizze, più della mia stessa vita. Cioè, se dovessi vivere su un pianeta fatto di pizza, morirei di infarto dopo circa 4 minuti dalla nascita, capite? Comunque, sapete che il record della pizza più grande del mondo è tutto italiano? Per fortuna, visto che è un cibo italiano. Si trova a Napoli ed è lunga ben 1853 metri. Una ciclabile di pizza, insomma. Sono serviti 5 forni a legna e davvero un sacco di spazio e persone per il record. Un'ultima cosa, sapete che il creatore di Google, Sergey Brin, prima di creare il sito di ricerca più famoso del mondo, aveva ideato un'app per ordinare le pizze via internet? Fu un fallimento e quindi decise di passare a qualcosa che aiutasse le persone a trovare le cose che volevano su internet in modo ordinato. Numero 4. Anche le patatine nascondono un paio di misteri intriganti che sicuramente non conoscete. Per produrre un pacchetto di patatine si utilizza quasi sempre una sola patata, quindi il costo maggiore lo si ha comprando i sacchetti. Questi sacchetti, per di più, per metà vengono riempiti di azoto per tenere le patatine intatte, senza che si rompano e non entri l'ossigeno a danneggiarle, perché a contatto con l'ossigeno diventano tenere, ma immangiabili. Quindi se state per lamentarvi che sono sempre mezzi vuoti quei sacchetti, beh, ricordatevi il video e sclerate con il sorriso in volto almeno. Per concludere, normalmente ci si impiega mezz'ora a concludere un solo pacchetto, quindi i costi dovrebbero essere un pochino minori rispetto a quelli che ci espongono. Numero 5. Il miele è il cibo che dura di più al mondo, la sua scadenza equivale a 3000 anni. Potete mangiarla in qualunque momento in pratica, ma produrlo è faticoso per un'ape e noi non ce ne rendiamo conto. Sapete che una sola deve fare circa 150.000 km avanti e indietro dai fiori per produrre solo un chilo di miele. 4 volte il giro della Terra. Tipo 60.000 voli si fa il piccoletto e noi ci freghiamo parte del suo lavoro. A differenza dello zucchero è molto meglio il miele, che fa ingrassare un po' meno e consente di rafforzare il sistema immunitario. Infatti assumerlo quasi ogni giorno non è una brutta idea, gente, specialmente dopo palestra o allenamenti vari per recuperare le forze. Numero 6. Avete presente quegli sticker che a volte ci sono sulle mele o sulle banane? Non sono assolutamente roba fastidiosa da buttare, ma servono a identificare il produttore e la qualità della mela. Infatti, se una mela vi è piaciuta grazie allo sticker, potrete riconoscere di nuovo i suoi prodotti e andare sul sicuro piuttosto che farvi venire il cagotto mangiando frutta marcia. Ma non solo, è anche commestibile questo sticker. La maggior parte sono fatti con carta speciale, tipo quella usata sulle torte. Beh, non siete costretti a mangiare sticker per vivere, ma sappiate che se ne ingoiate uno per sbaglio non succede niente di dannoso. Con questo concludiamo, lasciate mi piace alla nostra pagina Facebook e seguite Infinito Now su Instagram. Alla prossima, gente!